Ok, allora, dopo tutta la panoramica che abbiamo fatto su cosa è cambiato nel mondo dell'editoria, come funziona il self-publishing, ovviamente parliamo di qualcosa di più concreto, nel senso, vi diamo un esempio di come si fa, diciamo, ovviamente non c'è una ricetta perfetta, tutto dipende da tutta una serie di componenti, tra cui il culo. Scusatemi il termine, come direbbe, diciamo, una settimana fa circa c'è stato un evento sul primo festival del self-publishing a Senigallia. Non so se sì, sapete, avremmo dovuto parteciparvi anche noi, poi è stato un problema. E lì è intervenuto, adesso non mi ricordo, un editor di Mondadori che è il responsabile dello sviluppo della loro piattaforma, e tra le varie componenti del successo di un libro ha detto il culo sicuramente è quello, no? C'è anche quello che determina il successo o meno di un libro. Però vi raccontiamo questa piccola esperienza che abbiamo avuto noi direttamente con una persona che ha avuto un successo e cerchiamo di capire quali possono essere gli ingredienti per un successo di un libro autopubblicato. Allora, il caso di cui parliamo è quello di Alice Amore, è insomma, uno pseudonimo usato dalla scrittrice. Qual è la storia di questo libro qua? Accanto vi ho volutamente messo due copertine, due versioni dello stesso libro. Quella a sinistra è la copertina che si era fatta da sola, lì non siamo intervenuti noi, l'autrice, e quella accanto è la nuova versione fatta dall'editore. Per farvi capire anche quanto può incidere o meno la qualità no? Editoriale di un libro. Nel primo caso il titolo si legge anche a fatica, nel secondo caso, oltre che essere stato cambiato il titolo, diciamo che la parte più importante è quella che emerge subito nella copertina. Allora, com'è nata questa storia qua? Elisa, questa ragazza, ci ha contattato meno di un anno fa, se ricordo bene, sì. E ci ha contattato, aveva le idee abbastanza precise di quello che voleva fare. Diciamo che questa è una componente importante. Lei conosceva esattamente quello che stava facendo, aveva già un'idea su come promuovere il proprio libro, aveva anche un'idea abbastanza precisa del costo, del prezzo di copertina che doveva avere e tutto il resto. E anche la copertina, benché ovviamente ci sono degli aspetti che non vanno bene, non si legge, non si capisce chi è l'autrice, il titolo non si legge, sarebbe anche bastato farlo in bianco il titolo, piuttosto che utilizzare il nero che è abbastanza simile alle figure che ci sono. Però diciamo che una copertina così ci giunge non molto spesso, che comunque è un'illustrazione che le ha commissionato a qualcuno, quindi diciamo che ha una certa cura il libro. Il successo di che termini di successo parliamo? Quando Alice Amore ha pubblicato il libro su Amazon ha avuto 10.000 download in pochissimo tempo, che sono tantissimi, e ha scalato le classifiche subito arrivando a sorpassare, in quel periodo erano usciti credo gli ebook anche di Martin, se conoscete quello che ha scritto la cronaca del ghiaccio e del fuoco, il trono di spade. E ha superato anche Martin nella classifica dei libri più venduti su Amazon. E lei ha pubblicato il cartaceo con noi, ha pubblicato la versione ebook su Amazon con Amazon direttamente, e a noi ha affidato la distribuzione di tutti gli altri store. Quali sono i segreti del successo di Alice Amore? Adesso li trattiamo uno a uno. La cura editoriale, quello di cui parlavamo. Il testo era scritto bene, era privo di. Chiaro che poi noi siamo anche rimasti in contatto con Elisa anche dopo e ovviamente mi ha raccontato che c'è stato tutto un lavoro editoriale prima di riuscire di nuovo tant'è che poi il nuovo editore ha scelto anche un titolo diverso al libro, però il libro fondamentalmente era scritto bene. Un libro scritto male non venderà mai, cioè non è che andate su internet, comprate spazi pubblicitari, spingete tutto e diventerete famosi perché fate un'ottima strategia di marketing. La parte principale è che il libro deve essere scritto bene. E i libri di self-publishing che hanno successo sono libri scritti bene, che funzionano. Ovviamente lei era un libro, era curato sia la scrittura che anche la veste editoriale del libro. Noi abbiamo pubblicato, il libro è una saga, è composto da quattro volumi, con noi ha pubblicato i primi due, poi è intervenuto l'editore, ha interrotto questa cosa qua, ha acquisito i diritti. Tra l'altro anche un editore spagnolo ha già acquisito i diritti dell'opera e uscirà anche in Spagna. Il targeting e il focus. Perché questa cosa è importante? Diciamo che nel self-publishing
funziona maggiormente il fatto se voi vi rivolgete a un segmento preciso di lettori. Quindi lei ovviamente, come dicevo prima, ha scritto un libro sulla scia, come tantissime sono state scritte di Twilight. Quindi diciamo che ha scelto un segmento esatto di mercato, ha costruito un'opera intorno a quello. È chiaro che non sono problemi che vi ponete all'inizio, dice ok, io scrivo un libro sui vampiri, che c'è una storia d'amore, finisce qualcosa, finisce male. Cioè, è chiaro che parte tutto dall'ispirazione, però tutto quello che ha costruito dopo, in termini di marketing, di scelta editoriale, di prezzo e tutto il resto, l'ha fatto con una conoscenza esatta del mercato in cui voleva andare. Sì. E comunque parliamo di una ragazza a poco più di 20 anni, non stiamo parlando di guru del marketing, insomma, si è allenata, ha studiato, ha approfondito gli argomenti e ha costruito tutta una strategia intorno al libro, quello di cui parlavamo prima. Il self-publishing, sì, ok, chiunque vi dà un file, ve lo fra 2 giorni su Amazon, però per avere un successo c'è bisogno di fare cultura, di conoscere come funziona questo settore qua. Il pricing, perché è importante anche la questione della scelta del prezzo? Cos'altro può incidere su un successo di un libro, particolarmente nel mondo dell'ebook? La scelta del prezzo, la scelta o meno di dotare il vostro ebook degli odiosi DRM per la lettura, non so se conoscete come funziona. Purtroppo il mondo editoriale non ha imparato l'esperienza del mondo della musica. Ci sono tantissimi editori che ancora si ostinano, in Italia sono tanti, tra cui Mondadori, a mettere i lucchetti digitali al libro. Per esempio, se voi scaricate un ebook Mondadori, sono dotati dei DRM Adobe e possono essere letti o copiati fino a 5 dispositivi in vostro possesso. Non potete magari prenderlo e darlo a un amico, prestarlo, tra l'altro con tutte le implicazioni di diritto legale, perché per esempio se io compro un libro cartaceo, perché non posso prestarlo a un mio amico per leggerlo? Cioè non è che sono un pirata se ti regalo l'ebook, no? Leggerlo. Invece no, diciamo che l'applicazione di DRM è una forte limite, comunque è un deterrente per l'acquisto del libro, diciamo che è una cosa odiosa, i lettori non amano, noi non li applichiamo, cioè, diamo la possibilità di applicarli sia i DRM tradizionali che i social DRM. La differenza sostanziale è che nel social DRM il file può essere copiato tranquillamente, ma la piattaforma inserisce all'interno, scrive ogni volta che il libro viene acquistato i dati di chi l'ha acquistato. Quindi a meno che voi non sappiate come aprire un EPUB e togliere quelle informazioni lì, se voi mettete quel libro su Torrent e l'editore vi becca che l'avete messo lì, sanno quando l'avete comprato, dove l'avete comprato e chi siete e vi possono denunciare, quindi, no? Diciamo che è un deterrente. Lì, il file è aperto, però sono fatti vostri se lo distribuite. Noi lo togliamo completamente, anche Elisa ha avuto questa scelta qua. Cioè, questo è un consiglio che vi diamo, non mettete i DRM sull'ebook, comunque è un freno per la vendita. E comunque, quali sono principalmente a volte anche i motivi per cui una persona si diventa pirati digitali? Perché molto spesso, e non so se vi capita, facciamo un caso concreto, esce un film, volete noleggiarlo, no? Andate su iTunes magari, o su altri store, non c'è. Uno ha la presenza, la distribuzione. Se il contenuto è facilmente reperibile e ha un costo accessibile, io non mi pongo il problema di piratarlo. No? O di scaricarlo da qualche altra parte. E quindi molto spesso i libri non si trovano, o se li trovano costano, addirittura sono scelte folli degli editori italiani in cui l'edizione digitale costa poco meno di 1 o 2 euro dell'edizione cartacea, cioè è una follia, no? Il costo di produzione di un ebook cioè, non i costi di realizzazione di un ebook cartaceo sono molto più alti, non ha senso che tu mi vendi l'ebook con 2 euro di meno, per quello vado e me lo scarico da qualche altra parte, capite? Se quel libro costasse la metà del cartaceo lo comprerete tranquillamente, oppure come sta facendo Amazon, che in questo settore spinge l'innovazione sempre e continuamente, adesso sta introducendo in alcuni paesi, arriverà sicuramente in Italia, il bundle, cioè ti compri lì il cartaceo, aggiungi qualcosina oppure ti regalo completamente l'ebook, cioè la vendita insieme dell'edizione, quella sarà la direzione in cui andremo. Ovviamente loro hanno la possibilità di fare tutto questo perché hanno, insomma, immaginate un colosso dell'editoria. Molto spesso, anzi,
per scelte addirittura finanziarie, continuano a lavorare in perdita pur di acquisire sempre maggiori quote di mercato. Molti dicono che sia la più grande azienda in perdita della storia perché continuano a vendere i servizi e prodotti a un costo veramente al limite o anche sotto costo pur di introdurre tecnologie e acquisire quote di mercato. Però vabbè, questa è un'altra storia. Quindi nel caso di Elisa Amore, quali sono state le componenti? Lei quando ci ha contattato, e ne parlavamo prima con il ragazzo, il fatto che non abbiamo un rapporto diretto con l'autore ci permette anche di avere una certa flessibilità nella scelta del prezzo di copertina. Chiaro che è vincolato al costo, sì, della produzione della singola copia, però Elisa ha insistito, ma tantissimo all'inizio, perché aveva esattamente l'idea di quale doveva essere il prezzo di copertina del libro. E benché il libro era un libro corposo, 450 pagine, credo, ovviamente il costo di stampa era alto, e a tutti i costi siamo riusciti a raggiungere quella soglia di cui aveva bisogno lei, intervenendo su altri aspetti, anche dalla scelta della carta, per poter abbassare il costo di produzione. Quindi anche un'idea precisa di dire, ok, se io mi pongo in quel tipo di target e so che i libri fantasy di quel settore lì generalmente hanno quel costo lì, costano per esempio, credo che costasse 14,90, adesso non ricordo, però se mi sembra di sì, è chiaro che se io propongo lo stesso libro agli appassionati di quel genere lì, lo vendo a 25 euro, chi lo compra? No? Cioè, con la metà del prezzo, poco meno, compro un libro di uno scrittore famoso, no? Quindi capite quanto è importante anche conoscere quali sono i prezzi del mercato, del settore in cui vi ponete. Questo è fondamentale, perché altrimenti non capite, cioè vi ponete probabilmente fuori completamente dal mercato, quindi vendete un libro a un prezzo che nessuno comprerà mai, e poi vi sentirete frustrati per dire, ok, ma ho scritto un bellissimo libro, perché non lo vendo, no? Quindi capite quanti aspetti sono importanti nella definizione di un libro. E il libro come una startup. Ci sono, tempo fa, avevo letto un bellissimo articolo sempre su un sito che vi consiglio di seguire, che è Digital Book World, diciamo che sono la Bibbia di tutto il mondo del digitale e del self-publishing in America, ma comunque poi distribuiscono dati, in tutto il mondo. C'era un bellissimo articolo che parlava proprio di come il self-publisher sia un imprenditore, fondamentalmente, che ha un prodotto che è il libro e deve fare tutta una strategia per venderlo e raggiungere e acquisire quote di mercato che sono quelle dei lettori. Che non è una cosa, io capisco che molti hanno l'idea del libro come la cultura, è qualcosa che, no, è al di là dell'aspetto economico, insomma, e io ne sono anche convinto, sono d'accordo, però il libro deve vendere. Se hai scritto un bel libro, lo tieni nel cassetto. No? Sarai lo scrittore, però in realtà chi l'ha letto, no? Chi l'ha apprezzato. Quindi il libro, se parliamo di self-publishing, il libro deve essere considerato come una startup, quindi devi investire dei capitali, devi avere una strategia, devi conoscere il mercato di riferimento, devi conoscere i tuoi competitor, chi sono gli scrittori che scrivono quello che scrivi tu, come lo scrivono, come lo vendono, quali sono i libri che hanno venduto di più, perché hanno venduto di più. Chiaro che non dovete farvi, cioè se vi ponete troppe domande ovviamente non arriverete mai alla pubblicazione, però insisto su questo aspetto qua, cioè cercate di valutare tutti questi aspetti quando fate una pubblicazione e questo inciderà o meno sul successo del vostro libro. E Elisa ha fatto così, adesso vi spiego perché. Il media planning, Elisa, una cosa fondamentale, io credo che abbia inciso tantissimo sul suo successo iniziale, lei ha commissionato non a noi, ma a un'altra un'agenzia, non so dove, ovviamente non me l'ha detto, ma un'agenzia video, la realizzazione di un book trailer. Dice, ok, vabbè, che c'è di nuovo? Ha fatto un book trailer e lo ha distribuito in 100 sale cinematografiche, prima della visione, quando è uscito il secondo capitolo di Twilight Breaking Down, quindi è quello il target, cioè le persone che andavano a vedere un film di quel genere, lei, prima sai il trailer che vedete prima del film, c'era il book trailer suo. Quindi immaginate quanta conoscenza aveva no? Come è partita abbastanza decisa su questo e ha distribuito quel book trail in 100 sale cinematografiche. Quindi tantissime persone che sono uscite dal cinema già sulla scia emotiva del film hanno comprato quel libro, sicuramente. Non tutti, ma comunque una grandissima parte. Quindi immaginate quanto è importante avere anche un'idea di come investire. Quando parliamo di media planning, diciamo che okay, io ho questo libro qui. Questo è il mio target di riferimento. Adesso come lo raggiungo? Come faccio a conoscere il mio libro?
quali strumenti uso Facebook piuttosto che Twitter, oppure uso Pinterest, mi faccio un blog, mando il libro gratuitamente alle redazioni sperando che mi pubblicano. Quindi quanti problemi, no? Ci dobbiamo porre prima di capire e quindi costruire un piano degli strumenti di promozione che dobbiamo utilizzare. Farvi un'idea di questo genere significa che siete già a un punto veramente avanzato e gestire magari un budget, parliamo di ovviamente fare pubblicità su Facebook a costi veramente accessibilissimi a chiunque. E diciamo che ovviamente i due luoghi più importanti su cui fare pubblicità è ovviamente Google e Facebook. Parliamo di inserzioni a pagamento, non la promozione col post che fate voi sulla vostra pagina o il tweet che lanciate dal vostro profilo. Se dovessi consigliare la scelta iniziale, vi direi di farlo su Facebook. Perché? Non perché, ovviamente, la pubblicità su Google a livello mondiale è quella più utilizzata. Ma il livello di targetizzazione, di precisione che può raggiungere Facebook, Google non ve la dà. Per farvi capire, ovviamente senza aprire il discorso della privacy o meno, però tutte le informazioni che voi inserite sul vostro profilo, o molto spesso ultimamente, se avete notato, immagino che vi sia capitato, spesso vi chiede di aggiornare le vostre informazioni Facebook, quindi dove avete studiato, che lingua vi piace, i film, adesso hanno introdotto tutta una serie di cose là. Quelli non sono altro che sono dei livelli di personalizzazione della pubblicità e noi la facciamo, conosciamo questa cosa qua. Io potrei scegliere di fare la pubblicità e dire fai la pubblicità su Lecce e fammi vedere la pubblicità nell'arco di 10 km da Lecce, le persone che hanno studiato all'Università del Salento, che sono donne, che hanno 25 anni, che gli piace scrivere, immaginate quanto posso, no, targetizzare. E ovviamente nel caso della pubblicazione è l'ideale. Magari fammi vedere se io ho scritto un romanzo che so, un romanzo rosa, posso scegliere di farlo vedere alle donne piuttosto che agli uomini, l'inserzione. E se è un romanzo, che so, che con scene di sesso, magari evito di farlo vedere ai bambini piuttosto che alle ragazze, farlo in un target, che so, dai 30 anni ai 50. E se è scritto in italiano, lo faccio vedere solo quelli che parlano in italiano. Insomma, immagino quanto è importante, parlavamo prima, no? Che mi hanno chiesto l'importanza o meno di essere in una fiera, per esempio. Se voi siete in una fiera e promuovete un libro, ecco, il paragone è abbastanza calzante. In una fiera hai un flusso continuo di persone che passano dal tuo stand, ma non sono targetizzate. È brutto, cioè, parliamo, non voglio, cioè, non, lasciamo stare gli aspetti antropologici e il resto, però parliamo in questione di marketing. Hai un flusso di persone che ha un'età variabile, hanno interessi variabili che tu non conosci. E tu devi avere la possibilità, devi avere anzi il culo di che qualcuno di quelli là che passano siano interessati al tuo argomento e che addirittura poi notino tra tutti gli stand che ci sono il tuo libro sulla bancarella e lo acquistino. Quindi immagina quanto è difficile riuscire ad avere un successo, no, di vendita in una fiera. Ma non la fiera in sé, ma l'idea di promuovere un libro senza veicolare l'informazione della promozione. Se lo fate con i social network e con Facebook o anche con Google, questo risultato lo otterrete scientificamente, insomma, ovviamente. Poi se il libro è brutto, ovviamente non è una colpa di Facebook se non lo vendete, insomma. E quindi poi ci colleghiamo a quello che dicevo prima. I social network più utilizzati ovviamente sono su tutti Facebook, ma anche Twitter, ovviamente. Anche se Twitter è chiaro che ha tutto un sistema, una logica di comunicazione totalmente diversa da Facebook, a parte la questione no, della brevità dello spazio che avete per promuovere. Però lì, se riuscite a promuovere correttamente il libro su Twitter, diciamo che avete già un'esperienza molto, molto più alta rispetto, perché comunque Facebook è molto più accessibile e la comunicazione è più immediata, è più informale. Su Twitter diciamo che è molto particolare, io ho tantissimi amici che si sono iscritti e poi dopo un po' dice, vabbè, ma che devo fare? Come scrivo? Come dialogo? Però diciamo che il rapporto che potreste creare su Twitter è molto più solido, è più specifico, è più solido. Le persone che vi seguono su Twitter vi stimano realmente, insomma, hanno interesse a quello che dite. Magari su Facebook avete 2000 amici che non leggono mai quello che fate, no? Quindi è diverso. Però diciamo questi sono principalmente i social network utilizzati. Poi ovviamente
Dato che parliamo di libri, vi consiglio di utilizzare per esempio le book community che sono Anobi o Goodreads, che è stata acquisita da Amazon 4-5 mesi fa, non sappiamo ancora cosa ne faranno, però quelli sono, diciamo, i siti su cui la gente va e discute di libri, si consigliano libri, quindi anche essere lì è importante per promuovere il libro. Quindi se dovessimo riassumere che cosa ha determinato, ovviamente le percentuali sono indicative, non c'è uno studio, proprio per farvi capire, secondo noi, il peso, qual è stato della scelta. Innanzitutto la qualità, volontariamente ho messo che questo ha inciso per la metà del successo del libro. Come qualità intendiamo non soltanto come qualità editoriale dell'opera in sé, ma anche la cura, diciamo, prima della veste grafica e di tutto il resto. Le competenze. Se Elisa non avesse avuto la conoscenza del suo mercato di riferimento, non avesse avuto l'idea di fare un book trailer, di scegliere quella copertina lì, di mettere quel prezzo lì, insomma, probabilmente il suo libro non avrebbe avuto il successo che ha avuto. E l'engagement, cioè, lei è stata bravissima, tra l'altro si è anche fatto un sito fatto abbastanza bene, suo personale. Ha fatto tutta una serie di promozioni, di attività in cui regalava delle copie per coinvolgere, perché poi essendo una saga si crea tutto quel rapporto, cioè chiede cosa, come va a finire, le indiscrezioni, lasciava dei capitoli, nella seconda versione abbiamo distribuito per un mese un estratto dei primi due capitoli del nuovo libro gratuitamente su Amazon, e questo ha creato tutta l'attesa, quindi capite quanto è stata brava in tutto questo, l'ha fatto da sola. Quindi è una cosa che potete fare anche voi, non è una cosa impossibile, però è importante cercare di guardare tutti questi aspetti qua. Quindi questi sono secondo noi gli aspetti principali. Io vi ho raccontato un po' l'esperienza di Elisa, però la cosa principale è appunto, insomma, come allenarsi al self-publishing, perché dicevo che è una cosa che richiede allenamento e preparazione, quindi sicuramente la formazione, cioè leggete, studiate come si utilizzano i social network, come si crea un annuncio su Facebook piuttosto che un'inserzione su Google, e se lo fate, cioè vi consiglio, non perché lo facciamo noi, ma comunque abbiamo il blog su cui ogni settimana pubblichiamo due post. Uno il martedì, uno il giovedì generalmente, che approfondiscono singoli, determinati, precisi aspetti su come si promuovono il libro, su come si crea una landing page quando uno arriva da un'inserzione Google sul vostro sito, e come, no, monetizzare quella presenza lì, o piuttosto come fare una newsletter, perché mandare una mail mettendo tutti i vostri amici in CC, che tra l'altro si vedono a vicenda, e colare il testo semplice, senza mettere immagini, niente. Che senso ha, no? Se fate una newsletter utilizzando dei sistemi come MailChimp, per esempio, potreste conoscere chi ha aperto la vostra mail, chi ha cliccato, chi poi dove ha cliccato, dove è andato a finire, se è andato sul vostro sito, se ha comprato il libro. Quindi avere tutta una serie di dati che la mail tradizionale che vi ha dato, MailChimp, CHIMP, diciamo che è il sistema più utilizzato. Sì. Il blog, bello, il blog lo potete accedere in alto a destra sul nostro sito, c'è il link sul blog, oppure blogs.youcanprint.it, trovate lì tutte le informazioni, oppure basta seguire la pagina Facebook, lì pubblichiamo i post ogni volta. Quindi curate tantissimo, coinvolgete i vostri lettori su quello, raccontate la vostra esperienza di scrittura, coinvolgeteli nella vostra quotidianità di scrittore, insomma, raccontatevi, fatevi un sito, fatevi un blog, magari fate come ha fatto Elisa, se iscrivete un fantasy avranno dei seguiti, coinvolgete, create l'attesa di quello che succederà dopo, quindi il coinvolgimento dei lettori. E ovviamente la cosa più importante è su questo poi, la cosa più bella, insomma, il self-publishing è un mondo bellissimo. Sempre parlando della fiera di Sinigaglia, che io ho seguito il live tweeting su online, insomma, la cosa bellissima, una delle frasi che mi ha colpito di più è stata che
Sì, una persona che ha partecipato alla fiera ha detto: si capisce che siamo una fiera del self-publishing, non dell'editoria, perché c'è un sacco di entusiasmo e nessuno si lamenta, no? Perché se andate a una fiera, no? Vedete tutti questi editori cupi che si lamentano della crisi, la crisi, la crisi, no? Il self-publishing è una cosa veramente bellissima, straordinaria, insomma, potete accedere all'obbligazione e mettervi in gioco. È la cosa che diciamo sempre, insomma, di divertirvi, perché comunque fondamentalmente è quello: mettetevi alla prova, sperimentate, non dovete spendere, i capitali saranno pochissimi. E magari cioè, l'entusiasmo è una cosa fondamentale in questo settore. Quindi la cosa che vi consigliamo è: sì, formatevi, conoscete, però divertitevi in quello che fate, insomma, perché poi avete scritto un libro, potete raggiungere migliaia e migliaia di lettori e potete, cioè, fare di questo un'esperienza abbastanza divertente, al di là poi se vi chiama il grosso editore e lo pubblicate, questo vi darà comunque soddisfazioni personali, al di là poi del successo. Quindi è finito, questi sono i contatti, se volete contattarci, parte il nostro sito, sul nostro sito in basso a destra, lo dicevo al vostro collega, c'è una chat, cliccate, parlate direttamente con i nostri operatori senza mandare una mail e aspettarvi la risposta, volete anche solo per chiedere informazioni su come funziona e come non funziona. Abbiamo il blog, la mail, Twitter, ovviamente Facebook se volete seguirci. Ok. Se volete fare qualche domanda, magari anche su questa esperienza di Elisa. No, tanto non abbiamo parlato di questo. Va bene. Allora, uno dei luoghi comuni è che l'idea che il self-publishing riguardi soltanto la narrativa o i romanzi, invece non è così, riguarda dalla saggistica fino al settore di cui parlavi tu, quindi le tecniche e le logiche sono le stesse. E fondamentalmente è chiaro che poi un romanzo fantasy ha una possibilità di vendita, no? Decisamente maggiori piuttosto che un libro per bambini, no? Perché magari è probabilmente diverso e questo è un settore che tira, diciamo, di più. Però le logiche sono assolutamente le stesse. Anzi, per esempio, il mondo dell'editoria per bambini negli ultimi dati pubblicati e ripeto, magari visitate il sito dell'Associazione Italiana degli Editori, trovate dati sempre aggiornati sul mercato, anche per capire come muovervi all'interno dei mercati in cui pubblicate il libro. Nonostante, nel 2012 tutti i settori hanno avuto una perdita, parlo di segmenti, per esempio la fiction, la saggistica e tutto il resto, il mondo dell'editoria per bambini è quello che cresce continuamente. No, e anche nella nostra esperienza notiamo che sono sempre di più, specificamente donne, che scrivono libri destinati al mondo dell'editoria per l'infanzia, e quindi è un settore assolutamente che rientra nelle logiche del self-publishing. Anzi, ripeto, è in continua crescita, potrebbe essere una cosa intelligente scrivere qualcosa o comunque scrivere qualcosa dedicato a quel settore lì, però le logiche sono le stesse. È chiaro che magari è difficile fare un trailer sul libro fotografico, no? È chiaro. Però magari ci sono riviste specializzate che parlano di quell'aspetto lì, pubblichino un annuncio su quella rivista lì e ha lo stesso risultato. Il problema è sempre lo stesso: a chi sto vendendo il libro, come raggiungerlo fondamentalmente. E poi da lì sviluppi la tua strategia. Non ci sono limiti tecnici per questi settori? Eh,
sì, ho capito. Sia due soldi da portare, il libro per bambini, siccome il libro fotografico sono dei territori in cui l'oggetto ha una sua, certo, certo. Una sua importanza. Sì, 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 sì. Immagino che i due canali, il libro stampato e l'ebook, che in questo caso penso che sia completamente da scartare, perché per un libro da bambini, per un libro fotografico, immagino che la pubblicazione elettronica sia in qualche modo da escludere. Allora, guarda, per quanto riguarda il libro cartaceo, non ci sono limiti tecnici nella stampa, non ce ne sono. È chiaro che magari i libri fotografici hanno una logica un po' particolare, formati diversi, no? A volte usciamo anche molto spesso fuori dalla 4, no? Hanno formati grandi. Allora, tecnicamente il digitale permette di fare qualsiasi tipo di stampa, quindi non è un problema tecnico. È chiaro che però se stampiamo un libro di narrativa, il costo della stampa incide molto meno sul prezzo di copertina, no? Perché è chiaramente facile stampare, ha un costo più basso stampare un libro cartaceo in bianco e nero. Sul libro fotografico, nell'autopubblicazione, molto spesso sei costretto ad aumentare un po' di più il prezzo di copertina rispetto a quello che venderebbe un editore, però non c'è un limite tecnico. Per quanto riguarda l'ebook, invece, non è esattamente come dice, nel senso che ne parlavamo all'inizio, l'EPUB, layout fisso, aiutano, sono indicati proprio per noi pubblichiamo tantissimi EPUB, layout fisso per bambini, in cui ci sono, che ne so, illustrazioni su due pagine con i fumetti, che se dovessi farli con il semplice ebook non avresti quel risultato. Invece con l'EPUB, layout fisso, tu puoi ottenere lo stesso risultato della stampa cartacea, uguale, anzi, se puoi aggiungerci anche delle animazioni, dei video all'interno, quindi fare un layout enhanced, no? Arricchito, e quindi assolutamente. Poi è chiaro, bisogna capire se i lettori di quel genere di libri comprano anche, però comunque le papole autofisso letto su un iPad è piacevole da sfogliare, insomma, è un settore che è continuamente in crescita. Una cosa che, di cui non abbiamo parlato è, cioè, nonostante, se voi al di là del fatto se siate o meno legati al libro cartaceo, fate sempre l'ebook, perché i tassi di crescita delle vendite dell'ebook sono molto molto più alti di quelli del libro cartaceo, e la direzione del mercato è quella dell'editoria digitale. Lo scorso anno, per esempio, i volumi di vendita italiani del cartaceo sono crollati del 20%. Quelle dell'ebook sono cresciute del 300%, anche se ovviamente parliamo di volumi, l'ebook attualmente vale meno del 5% dell'intero mercato editoriale italiano, sono cifre abbastanza piccole ancora, però capite che essere adesso con un ebook, i tassi di crescita sono molto più ampi, e per esperienza nostra, noi siamo il break-even point l'abbiamo raggiunto qualche mese fa, vendiamo più ebook che libri cartacei. E poi è chiaro che ci sono libri che vendono tantissimi cartacei e non vendono, poi questo giusto per farvi un'idea, però ne parlavamo proprio prima con lui, se avete la possibilità affiancate sempre entrambe le edizioni, perché né il libro cartaceo non soppianterà l'ebook non soppianterà il libro cartaceo. Chi dice così dice una stupidaggine, e io stesso nella mia esperienza continuo a leggere libri cartacei e ebook, a volte non mi ricordo mai se ho letto quello sull'ebook o sul cartaceo, quindi a volte oppure inizio a leggere il cartaceo e finisco per leggere l'ebook, e fare entrambe le pubblicazioni vi permette di raggiungere entrambi i target di lettori, persone che magari sono ancora legate al libro cartaceo, no? Magari di mezza età, che non riescono ad accedere alla tecnologia e vogliono il libro cartaceo, e l'ebook perché sono quei lettori, no? Più giovani che leggono tantissimo, e quindi non vi precludete nessun tipo di mercato facendo entrambe le pubblicazioni. Non lo penso io, c'è un decreto legge che lo stabilisce, dal prossimo anno sarà obbligatorio per le scuole dotarsi anche dell'edizione digitale, non si sa come andrà a finire, perché doveva essere quest'anno, poi l'hanno rimandata, perché ovviamente tutta la pressione degli editori, immaginate
che impatto può avere su tutta la filiera editoriale, le tipografie, i distributori, gli editori, no? A parte, gli editori devono velocemente portare in digitale tutte le pubblicazioni che hanno fatto. Le tipografie stamperanno molti meno libri, ovviamente, perché poi molto spesso il gioco qual era? Aggiorno qualcosa e ti costringo a comprare di nuovo il libro, no? Con l'ebook sta logica cambia, posso anche scaricarmi l'aggiornamento del libro anno per anno, poi magari con i capitoli nuovi. Il decreto doveva, cioè, la sperimentazione doveva iniziare quest'anno, poi sotto pressione degli editori è stata rimandata, ma il prossimo anno dovrebbe essere, ormai, insomma, dovrebbe iniziare. Si parla della coedizione, insomma, cioè della presenza di entrambe le versioni ancora. Ovviamente non si saprà poi a scuola chi fornirà o meno i tablet, no? Questo è tutto un discorso da vedere, insomma. Sì. Quindi, però, beh, sicuramente, come ogni cosa in Italia, sarà molto lento come processo in America, o che ne so, per esempio in Olanda, ci sono tutta una catena di scuole che hanno abolito completamente il libro di testo, usano solo gli iPad a scuola, insomma. È chiaro che in Italia, no, il processo sarà più lento. Però sì, anzi, senz'altro. Cioè, è obbligatorio, non è una questione se lo vediamo o no. Se non avete domande. Vuol dire qualcuno ti ha visto che ti sei sostanziato? Va bene. Ok, se vuoi. Ci tenevamo molto a ringraziarti, innanzitutto per averci messo a disposizione le tue conoscenze e aver fatto insomma molto bene per quanto mi riguarda, opinione personale, l'ho ascoltato veramente con grande attenzione. Sei riuscito sempre per quanto mi riguarda a illuminarmi abbastanza sul quadro di cui parlavi. E poi insomma ci tenevamo a farti i complimenti perché vedere una realtà così forte, ma soprattutto così giovane, che 5 anni fa ha osato, è